Sangritana si presenta nella sua veste nuova di vettore cargo nato nel 2019, ma già con tutte le carte in regola per essere un importante player del settore. A Lanciano, nella casa di conversazione del Palazzo Comunale, il neopresidente Alberto Amoroso ha illustrato, assieme ad altri relatori, traguardi e potenzialità dell'azienda pubblica regionale. A dispetto dello storico marchio, Sangritana S.p.A. è un'azienda giovane che, portando in dote il proprio know-how, ha puntato il suo core business nel trasporto merci e nella logistica integrata, sviluppando elevati standard di qualità, fattori che le hanno fatto guadagnare fiducia e contratti con importanti operatori nazionali ed esteri. Alla convention è intervenuto anche il presidente della regione Marco Marsilio. Fondamentale, un ruolo assolutamente da protagonista, la ferrovia adriatica è e sarà sempre più la ferrovia che in tutta Italia sarà specializzata per il trasporto delle merci. Avere un'azienda regionale che da 2 anni a questa parte sta moltiplicando i fatturati e i dipendenti e dimostrando di poter essere vettore nazionale e internazionale ci mette nella condizione di poter sfruttare questa congiuntura molto favorevole. Sapete che lo Stato investirà 5 miliardi per potenziare e velocizzare la ferrovia adriatica, è stato ieri annunciato l'inserimento nella rete Standard Core del tutto il corridoio adriatico e quindi noi abbiamo tutte le condizioni e ci sono tutte le potenzialità per intercettare questa fase positiva di sviluppo e di crescita e trasformarla in un fattore di grande competitività per le imprese che stanno in Abruzzo. Presidente Marsilio, che ringrazio della sua presenza, questa mattina ci siamo dati anche delle sfide, no? Io ho chiesto a lui di mettere in campo gli investimenti e lui ha chiesto a me di fare i risultati per quello che ci siamo detti. Quindi i primi investimenti, sicuramente sentire le aziende, sentire quello che serve. Noi acquisteremo nuove locomotive elettriche, investimenti importanti che però ci permetteranno di crescere tanto nei volumi di affari.